Io vivo in Olanda da ormai 5 anni e ho registrato un disco
un anno fa, collaborando con una etichetta italiana, la Incipit Records, e ho comunque deciso di avere una doppia formazione, sia italiana che quella straniera. L'album si intitola Groovin' Up, che era una sorta di gioco di parole, non so quanto è riuscito, però usando l'inglese Growing Up, che quindi crescendo, quindi una crescita, ed era infatti un album, essendo un album di esordio, io ho fatto anche la copertina del disco, sono io che cammino dal mio paese di nascita per un po' simboleggiare una partenza, un inizio, e quindi senza sapere bene quale possa essere la meta. È un album a livello sonoro, direi hard post-bop, con praticamente tutti i brani originali. C'è soltanto uno standard che ho riarrangiato, che si intitola Aira Rhapsody. Scrivo molto i brani in base ai musicisti che ho scelto, e quindi non riciclo praticamente mai brani che ho scritto, ma magari per altre formazioni che si sono sciolte o non sono mai partite. La cosa bella dell'Olanda è lo scambio culturale umano, perché c'è gente veramente da tutto il mondo, quindi il disco l'ho registrato con uno spagnolo, un greco, un lituano, e in un brano c'è una pianista taiwanese, quindi c'è veramente un po' di tutto il mondo. Thank you.
Luigi Del Prete. Grazie mille, buona giornata, buon festival. Grazie.